Personalmente, quando sono a Chioggia in centro storico, preferisco camminare lungo il corso che non sotto i portici. Però oggi, dopo le 11, il sole era talmente a picco, talmente accecante, che cercando un po' d'ombra, ho preferito percorrere il tratto che mi separava, dal punto di arrivo sotto i portici. Uno dei motivi che non invogliano me, come tanti altri, alla camminata sotto i portici nei pressi delle vetrine dei negozi è il fumo. Fumo che è vietato ovunque, perfino in spiaggia da un'ordinanza, ma non sotto i portici dove invece permane. Ne abbiamo già parlato più volte, chiedendoci come mai non si prende alcun provvedimento in tal senso. Sotto i portici si portano i bambini in passeggino, con il volto del bambino alla stessa altezza della mano che regge la cicca fumante tra una tirata e l'altra. Qui camminano donne incinte, camminano i bambini, camminano i vecchietti asmatici. Tutti in scia a una persona tra le tante che fuma, respirando tutti lo stesso fumo passivo, sempre che si tratti di sigaretta, in quanto adesso si fuma di tutto di più alla luce del sole. Oppure vedendoci scolare addosso la cicca da quello che fuma con la testa fuori dal bar perché dentro non si può, senza guardare chi sta passando. In alcuni comuni il divieto scatta sotto i portici se tra il fumatore e chi fuma la distanza è inferiore ai 3 metri, per cui se c'è folla si evita di fumare. Con tale argomento, logicamente, non vogliamo mettere alla gogna chi fuma, che ha tutto il diritto di farlo, ma spiegare che va tutelato chi non fuma e non lo fa perché non gli piace, per scelta o perché il dottore gli ha consigliato di smettere e adesso si ritrova a respirare in passeggiata il fumo altrui. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La Pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.